Ciao a tutti! Allora, oggi videotrucco, purtroppo è sera, sono... Che ore sono? Ale? Saranno le 8:30 di sera, la luce non è granché, quindi ho tre luci accese, ho quella della camera e due abat-jour a fianco, ecco, per cercare di fare in modo che mi vedete. Allora, oggi volevo fare un videotrucco. Intanto che faccio videotrucco vi racconto anche delle cose, delle novità, così vi faccio sapere anche come mai poi non ho postato in questi giorni altri video, insomma, e niente, vi rendo un po' partecipi. Allora, iniziamo con il primer. Io direi che vado con questo qua che avevo dell'Avon, questo qui. Ecco cosa mi sono dimenticata. Ho preparato tutto, mi sono dimenticata lo specchietto. Brava Miriam, brava, brava. Brava Miriam, brava. Dopo che ho messo il primer, voglio utilizzare... Dove cavolo è? L'ho visto oggi. Ah, eccolo qua. Voglio utilizzare questo pennello grande così a lingua di gatto, perché vado a utilizzare il fondotinta, questo qui, il liquido della Libre. Questo qui è da... Non c'è scritto, perché questo qui è quello che ho trovato nel kit. Vabbè, comunque vi metterò sicuramente la foto, così vi faccio vedere qual è con la bottiglietta intera. Il mio è nella numerazione 48, quindi tonalità molto chiara, perché come sapete, se mi conoscete già, sapete che io sono proprio cadaverica. Questa è la colorazione. Vado a prenderne un pochino con il pennello e vado, intanto mi guardo anche un po', e vado a metterlo un po' per tutto il viso. Questa maniera qua. Ok. Allora, intanto che mi trucco, volevo raccontarvi delle cose. Una negativa, cioè una un po' bruttina, insomma, e una invece un po' più carina per me, per quanto riguarda me. Poi dipende come la prendete voi. Intanto mi vado a stendere il fondotinta. Allora, la cosa positiva è che domani inizio il mio primo giorno di lavoro in un posto di lavoro. Sono riuscita a trovare qualcosa finalmente. Ho un contratto di 3 mesi e mezzo, quindi fino a metà. Fino a metà settembre non mi veniva. Ok, dopo che l'ho messo, lo vado con un pennello fatto in questo modo qua, lo vado a sfumare un po'. Ok, quindi questa è la cosa positiva per me. Questa roba, la devo... Ha un odore questo fondotinta, sembra tipo le creme solari, è troppo buono. Ok, perfetto. Dopodiché andiamo di correttore. Io ne utilizzerò due. Uno è questo qua della Unique, che è coprente, e poi userò successivamente questo qua della Lasting Matte, perché è più chiaro e vado un po' ad illuminare. Metto un po' di correttore. Allora, col pennellino mi aiuto che lo vado a stendere un po' dappertutto. Lo metto anche sopra, ok?
perché lo uso tipo come base ombretto. La cosa negativa è che questa settimana, ragazzi, io sono stata veramente male perché avevo scoperto questa roba. Avevo scoperto di essere, mi metto anche un po' qua, di essere incinta e ho avuto un aborto spontaneo e sono stata parecchio male perché ancora adesso ho delle perdite di sangue. Però adesso mi sono ripresa, sto un po' meglio perché il più è andato. Sono stata male non tanto psicologicamente perché comunque non avrei potuto tenerlo, quindi sarei dovuta andare io a fare un'interruzione di gravidanza perché ho già 3 figli, ragazzi, quindi non ce la farei a mandare avanti un'altra gravidanza. Infatti credo che quando finirà tutta questa cosa qua mi farò mettere dalla ginecologa la spirale, almeno per 4 anni sono a posto. Ok, detto questo, ma sono stata molto male fisicamente perché avevo dei dolori chi è donna e chi ha partorito mi può capire. Avevo dei dolori che sembrava, avete presente i primi dolorini del travaglio? Era una cosa allucinante, solo che quando hai il travaglio ti viene la fitta e poi se ne va a scendere, a scemare, insomma, e ti dà il tempo di respirare. Questo era un dolore fisso e costante, quindi io soprattutto da lunedì pomeriggio fino a mercoledì tutto era un dolore così, non ce la facevo più, più nausea. Perché mi veniva continuamente da vomitare. E niente. Questo è quanto, insomma. Ok, messo questo. Andiamo. Ah, no, sì, no, questo qua lo vado a mettere. Quello più chiaro lo vado a mettere dopo. Perché magari mi servirà un po' per correggere. Quindi la cosa che faccio. Vado a mettermi la mia cipria della Libre Professional Makeup. Questa qui. Questa è bianca. Vedete? Allora, ragazzi, io le sopracciglia non le vado a fare perché, data l'ora, non ho neanche il tempo di tenermi il trucco che poi mi andrò a struccare, quindi non so lì a farmi anche le sopracciglia. Ok, quindi facciamo allora, come primo colore volevo usare un po' un qualche colore, visto che di solito io sto sempre sul nude. Uso questa terra qui della Unique, la vado a usare praticamente come Madonna mia, ma stasera non ce la faccio. Come ombretto di transizione, insomma, ecco. Perché volevo un altro tipo di ombretto, tipo magari un po' più aranciato, ma purtroppo non ce l'ho. O ce l'ho? Aspetta, andiamo a vedere un attimo. Sono le palette che ho di cosa? Di Revolution, ma non ce l'ho perché ce l'ho così. Vedete? Voi lo vedete un po' più scuro, ma è tipo un po' aranciato, ma è shine, non è matte. Batto l'eccesso e vado su tutta la palpebra mobile. Tra l'altro, qui piove, ragazzi, e mi sa che pioverà per tutta la settimana.
Allora, metto via questa di palette e vado a prendermi questo ombretto qui della Libre Professional Makeup, che è il numero 612. Prendo questo pennellino qua. Vediamo se riesco a farvelo vedere così. Vado a prelevare il prodotto. Sbatto l'eccesso e vado su il blu scuro che avevo fatto, insomma, che mi ha fatto da base. Tralasciando il fatto che io non sono una makeup artist, quindi improvviso tutto. Se c'è qualcosa che non va, per consigli costruttivi mi potete scrivere sotto nei commenti. Se invece dovete rompere le scatole perché dovete fare le maestrine, potete anche astenervi. Vado a fare questa cosa qua. Riprendo il pennello di prima e vado un po' a... Ok. In questa maniera. Sicuramente qualche parte la velocizzerò, perché non voglio che sia un video eterno, insomma. Allora, poi volevo provare ad usare anche la matita, questa qui, sempre della Libre Professional Makeup, che è la numero 32, questo colore bellissimo, e metterlo un po' tipo ad eyeliner qui per intensificare, non mi veniva la parola, un po' questa zona, anche di qua. Cioè, ragazzi, ve lo giuro, ho iniziato il video che i bambini non c'erano, erano di là da mio padre, perché io ho mio padre come vicino di casa, praticamente è la porta di fronte a me. Ho detto, ne approfitto a fare il video anche se la luce non è un granché, così almeno magari mi viene un video un pochino più decente, ma non c'è verso. Loro hanno come un allarme attaccato, quindi quando sentono che io devo fare qualcosa, automaticamente... Io non ce l'ho, ma se voi ce l'avete potete mettere all'interno dell'occhio. Magari io uso questo, vediamo. Sì, io userò questo ombretto cremoso dell'Astra, che è tipo color burro. Ok, fatto questa cosa qua, andiamo a illuminare. Quindi, io al momento ho questo di illuminante, questo qua della Unique sul dorato, e vado con il mio dittino, non posso, sotto l'arcata sopraccigliare. Qua nel naso. E qua. Vicino alle labbra, ok,
Ora andiamo a fare un po' di contouring, quindi prendo il mio pennello così, in questa maniera qua, prendo sempre la mia terra. Adesso come fard uso questo qua, il numero 508, questo naturale rosato della Libre Professional Makeup. Vado con il mio pennello, questo qua da fard, e sorrido un po' e qui sulle gote vado a mettere molto delicato. Ok. No. Mamma. In questo modo qua. Adesso cosa vado a fare? Già che sono sulle guance, riprendo il mio illuminante e mi vado a illuminare questa zona qui. Quindi vado sempre con il mio dito, perché io mi trovo bene con le dita. E faccio in questa maniera qua. Poi prendo il mio pennello che ho usato per il fard e li vado un po' a mescolare insieme. Allora, adesso volevo fare una cosa che io non ho mai fatto, perché mi volevo mettere un rossetto rosso e volevo provare quello che avevo nella cartella qui della Libre Professional Makeup, che praticamente è quello che mi hanno messo nel kit. Comunque, se volete vedere tutto quello che io ho trovato nel kit, c'è un video che poi alla fine è una live che sono riuscita a estrapolare da Facebook e mettervela anche qui su YouTube. Potete andare a vedere lì, e io sono lì praticamente a una live doppia con la mia sponsor, dove io ogni volta che tiro fuori un prodotto lei vi spiegherà che tipo di prodotto è e tutto quanto, insomma. Allora, questa è la mia palette calamitata, dove appunto all'interno ho trovato degli ombretti, invece questi due sono dei rossetti. Io volevo usare questo qui rosso, però prima volevo farmi una base con una matita. Io ho questa qui della Movie, non so neanche che marca è, sinceramente. L'avevo presa, mi sa, venendo al discount, no? L'avevo presa c'è anche Lazio che vede per le mie gaffe, da Capitan Stock, quello che ho io qua, che ogni tanto gli ho fatto qualche video haul. Quindi vado a prendere un pennellino, prendo questo qui e mi vado a prelevare piano piano il prodotto, così lo vado a stendere nelle labbra. Questo, se vi interessa, è il numero 310. Lo trovate sia nella cialda così, che potete provarla praticamente, e sia lo stick normale del rossetto. Adesso vediamo se riesco, perché io col pennellino il rossetto non l'ho mai messo, quindi spero di riuscire. Allora, inizio con la parte sotto. Ha un odore questo rossetto buonissimo, perché c'è il profumo dei, mi ricordo se era i mandarini, sì, mi sembra i mandarini di Sicilia.
Però sicuramente se ho detto una cavolata, la mia sponsor vedrà il video e sotto nei commenti vi dirà. Ok, allora io vado poi a ridisegnare sopra, anche se so che non si farebbe, con la matita per fare bene il contorno delle labbra. Questo rossetto e dopo magari con calma vi vado a fare le sopracciglia, sicuramente mi farò delle foto e ve le metterò in fondo al video. Io spero che il trucco in qualche modo vi sia piaciuto, anche perché come sapete, come vi ho detto, non sono una make up artist, lo faccio perché mi piace e per tenervi anche un po' in compagnia, ecco, insomma. C'ho un casotto qua che non potete neanche capire. Comunque, io vi mando un bacio, vi scrivo tutte le varie cose, i vari link, tutto quanto di quello che vi ho detto sotto nell'info box. Vi mando un bacio grande e se vi va ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!